Ciao e benvenuti nel video di location del film di Dario Argento, La sindrome di Stendhal. All'inizio del film Anna cammina da sola, passa sotto la statua di Dante, posta sulla scalinata della Basilica di Santa Croce, in piazza Santa Croce a Firenze. In quel momento si vede inquadrato anche il David e la fila agli Uffizi. Questo è l'ingresso alla fila, che è come praticamente entrare in aeroporto. Ok, primo check-in dell'aeroporto, che non è un aeroporto superato. Adesso secondo check-in. Aggiornamento, finalmente si sta entrando. Cioè qui per davvero sembra di entrare ad Alcatraz. Wow! Il museo in cui Asia entra e prova l'effetto della sindrome di Stendhal è la Galleria degli Uffizi. Qui inquadrano diversi dipinti, tra cui il doppio ritratto dei duchi di Urbino, il dittico con i ritratti dei coniugi, poi anche la Medusa di Caravaggio, la Nascita di Venere e diversi altri importanti dipinti. C'era anche un quadro con una mappa che però non sono riuscita a siamo in via della Ninna all'angolo di piazza della Signoria, piazzale degli Uffizi a Firenze, e qui un giovane biondo, Thomas, paga il taxi ad Anna per l'albergo. Questo è l'hotel dove alloggia a Firenze Anna Manni, ovvero Asia Argento. Anna entra e va diritto, poi sale le scale verso destra fino all'ascensore dove la ferma il receptionist. L'hotel Porta Rossa si trova in via Porta Rossa e si vede benissimo questa scritta dell'albergo inquadrata. Lo scrittore francese Mary Henry Bale, nato nel 1783, noto come Stendhal, fu il primo a descrivere la sindrome di Stendhal dopo aver visitato la Basilica di Santa Croce. Così riportò nel suo libro Roma, Napoli e Firenze. Assorbito nella contemplazione della bellezza sublime, la vedevo da vicino, la toccavo per così dire. Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celestiali date dalle arti e sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce ebbi un tuffo al cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere. Il disturbo venne individuato ed analizzato per la prima volta nel 1977 dalla psichiatra Grazella Magherini di Firenze, che descrisse alcuni casi di turisti in visita a Firenze colpiti da episodi psicotici di tachicardia, vertigini, allucinazione messe al cospetto di opere d'arte. Dario Argento è stato ispirato proprio dalla lettura del libro di Grazella Magherini, La sindrome di Stendhal. Il video della location della sindrome di Stendhal termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!